Dopo l'esperienza con il cross country eliminator giovanile, la scuola di ciclismo Vincenzo Nibali Tugliese Salentino si è rimessa in gioco, in cabina di regia per un altro evento rivolto alle nuove leve del pedale, con l'organizzazione del meeting regionale Giovanissimi Gincana e Strada a Tuglie, intitolato alla memoria di Luigi Ria. Per il sodalizio giovanile salentino, presieduto da Rocco De Santis, organizzare un evento di questo tipo significa regalare ai tanti bambini e ragazzi di età compresa dai 7 ai 12 anni un grandissimo momento di sport su due ruote e di divertimento con l'allestimento di due campi gara distinti per la strada e per la gincana, con la stesura finale di una classifica combinata a squadre a punteggio tra le due specialità. In griglia di partenza diverse società: scuola di ciclismo Ludobike, Trivellese Val di Sera, Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro, Andrea Bike, scuola di ciclismo Vincenzo Nibali, Salis Bike, Kalos, MTB Casarano, gruppo ciclistico Martina Franca, Giovinazzo. Presidente Pasquale De Palma, la Puglia con i suoi meeting regionali, quindi ci ritroviamo qui a Tuglie quest'oggi a vivere questo evento sportivo super colorato dai tanti bambini che vi hanno preso parte. Assolutamente, era un'iniziativa che avevamo ideato per quest'anno, si doveva svolgere su due tappe, però purtroppo la prima tappa per questioni di maltempo non è andata a buon fine, però ritengo che oggi comunque qui a Tuglie siamo in grado di offrire un meeting completo, in quanto abbiamo la prova su strada e la prova d'abilità, ed è anche un modo per aggregare tutte le società e far sì che si viva una giornata di sport e di promozione sportiva per questi ragazzi che comunque, almeno per ciò che concerne il movimento pugliese, sono un po' la punta di diamante, nel senso che comunque è la base sulla quale stiamo lavorando, una base che si allarga sempre più di anno. Portare il ciclismo giovanile nel centro del paese, delle città, serve anche a fare promozione. Questo è il primo scopo che si prefigge la Federazione Ciclistica Italiana e lo fa attraverso le tante società che rappresentano la Puglia, in questo caso la scuola di ciclismo Vincenzo Nibali. Giovanni Saccomanno, operazione riuscita con il meeting regionale organizzato qui a Tuglie. Beh sì, diciamo è stata una scommessa. All'inizio non è che eravamo tanto, eravamo un po' perplessi, però poi con l'aiuto di tutti, con la società, ci siamo impegnati per far sì che questa manifestazione riuscisse nel migliore dei modi. Visto che la prima prova purtroppo lì a Foggia non è stato possibile svolgere a causa della pioggia, però oggi diciamo ho avuto un'ottima impressione per quanto riguarda la partecipazione. Certo, si spera sempre che ci siano più ragazzi, però è normale, periodo estivo, alcune società vanno a mare, ragazzi che sono fuori, però una partecipazione di 80 persone, 80 ragazzi, ma per me va benissimo. Quindi spero che l'anno prossimo si ripeta, perché è un ottimo esperimento questo delle combinate. Che devo dire? Scuola di recente intitolata al grande Vincenzo Nibali, e siccome sì, questa è una scuola appunto che si muove su più sì, fronti, presto vi vedremo anche protagonisti nella Gran Fondo Nibali, sì, certo, a Milazzo. Quindi siamo stati invitati, noi la nostra rappresentativa di 5 ragazzi, sono due dalle qua, uno è un under, un elite ad invito, e poi ci sono 3 amatori che andremo lì a stare insieme a Mario, assieme al tecnico, faremo 2 giorni lì a Milazzo, perché crediamo che sia importante far sentire a Vincenzo la nostra presenza.
preparate i vostri applausi per il primo della categoria C6, MTB Casarano Andrea Micheletto.